Bentornati a un nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV. Siamo venuti qua nel bellissimo Caffè dei Costanti. Ben ritrovato. Ciao, buonasera. Ciao. Allora, siamo venuti qua perché lo sai che io sono amante della musica, sono diventato un grande artista e di conseguenza seguo tutti coloro che amano la musica e che hanno problematiche in questa città dormiente. La città dormiente che abbia queste doti, qualche dubbio ce l'abbiamo. Sì, io una volta l'ho definita la città dei morti viventi, ma, no, ma lui il problema è la città dormiente, dico, che lui abbia queste doti canore, qualche dubbio ce lo concediamo. Sì. Le maggiorette a carnevale l'avrà avute, no? Ce l'avevi le maggiorette? Sì, ma in quel caso quando si guardava altre cose invece della musica. Le note basse. Esatto. Le note basse. Allora, no. Allora, siamo venuti qui da te perché insomma, abbiamo seguito un po', tanto per cambiare queste polemiche, tra virgolette, polemiche sugli eventi, che non sono neanche polemiche. Ma neanche, sono secondo me cose costruttive. Se poi dopo uno ha il culo di paglia, che si sente offeso, deve andare a lavorare in un'altra parte. Cioè, secondo me, è un problema che non riguarda assolutamente questa amministrazione, cioè riguarda questa amministrazione che cioè, attualmente comando loro, ma io quando sono arrivato a Arezzo ho sempre avuto questi problemi, già da quando ero in piazza Guido Monaco, sempre avuto problemi, sempre, perché ci sono delle norme talmente restrittive e la non volontà di affrontare il problema da parte degli amministratori che sperano sempre che lo risolva qualche un altro. E questo può andare bene, però quando siamo in campagna elettorale, ognuno sembra che sposa queste idee che non è giusto qui, non è giusto là, e si va avanti. Però ogni volta che uno prova a fare qualcosa ti trovi con queste ganasce che sono proprio, impediscono la voglia di fare o ti mettono in condizione di andare a fare, però partendo già col torto. Basta. Allora, ricostruiamo quello basta. Che voi cosa avete chiesto di fare, per sintetizzare? No. Diciamo che quando un locale va a fare una richiesta di pubblico spettacolo, qualcosa che nelle piazze, ripeto, non all'interno, nelle piazze, lo va a fare perché? Perché molto probabilmente il sistema non è in grado di farlo perché ha altri costi e sarà giusto pensare più al sociale che o meno, ma anche questa è una forma di sociale secondo me. Allora, se non lo fanno, vuol dire che la scusa è sempre che non c'è soldi, no? E quindi capisco che sia vero. Fanfani ce l'ha sempre con i 3 euro al giorno, quello è. Non ci sono soldi, bene, mi sostituisco io, perché la musica la si fa per tutti, non solo perché è un tavolino, perché non è che si dà le cuffie o le auricolari, quindi è per tutti. Quindi ci vorrebbe un attimino di comprensione e di agevolazione. L'agevolazione non è certo economica, perché tanto non c'è soldi, non ci sono, ma quella di analizzare il problema e dire sì, questi punti vanno rivisti, questo. Se poi dopo uno si offende è un altro discorso. Il comune ha detto di no. Il comune, noi abbiamo parlato con abbiamo parlato con dei funzionari, te va a fare una domanda, cioè se ti fanno una contravvenzione parli col vicino, non vai a parlare col sindaco, no. Poi è normale, no? Se no che si va sempre per cantamessa, si va sempre dal Papa. Il problema è questo, che i decibel con cui ci farebbero lavorare sono talmente bassi che il rumore di un bicchiere che casca è più alto. Ma non solo. Quando ecco dove io un pochino contesto, quando però viene fatto da un'altra associazione col patrocinio di quello quella o il comune stesso, si fanno le deroghe, è assurdo, no? Cioè sono io, pago io che spende te, non mi dai la deroga, lo fai te, allora c'è, e questo è un problema. Il secondo problema è proprio un'organizzazione, perché mi parlano di una vita non più di 20 serate, come se fosse un antibiotico, no? Dopo 5 giorni fa male. Non è così, la musica non credo che faccia male. O si può fare in un'estate retina o non si può fare, fermo restando che la città ha bisogno anche d'inverno, quindi troveremo nel prossimo futuro anche come fa qualcosa d'inverno, tanto non si fa niente d'estate. 20 serate, però da condividere se con qualche un altro, se poi le richiede. O che discorso è? Cioè io fisso, un gruppo che suona, che prenderà 600-700 euro, fisso un'estate, delle date, dico però aspetta, mettici un punto interrogativo, perché se viene Chiuschino dalle Chianacce, cioè mi passa avanti. Io imprenditore, te vieni tutti i giorni e mi pigli in caffè, una volta che arriva quello champagne, ma io prendo lo champagne, fa la fila, perché è bene premiare quello che esiste tutti i giorni.
Hai parlato con i politici o soltanto con i tecnici? No, 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 solo... ci ho mandato Pietro, perché tanto la so, io ci mando il mio socio avanti, perché tanto so di che morte se muore, è inutile ricostare. No, ma sì, se lo sapevo, è uno scaricabarile, è uno scaricabarile, è uno scaricabarile. Perché giustamente il politico tecnico, in prima persona. Esatto, ma giustamente il tecnico ti dice sì, ma firmare firmo io, la colpa dopo ricade su di me, è una responsabilità che se deve prendere la politica. O okay, che ne so, faccio il barista, se ero capace, facciamo un altro lavoro. Non passiamo più nessuna manifestazione perché i decibel vengono superati sempre. Sempre, i rumori di fondo sono sempre più alti. Poi diciamo che vogliamo una città turistica, sì, il turista la sera se vuole stare adesso a dormire e vuole uscire, sì, che va a vedere sempre le luci, i muri, il niente, non ho capito io. Gli vorremmo dare qualcosa oppure no? E quindi se abbiamo delle persone che si prestano per fare qualcosa per questa città, come al solito gli mettiamo i bastoni fra le ruote, questo è normale. Eh sì, però... perché è più facile il concetto di tutte le amministrazioni, non di queste, si fa prima a dare degli stop, dei fermi, dei paletti bassi che a ragionarci. Te faccio un esempio, c'è una manifestazione. Si fa prima a scrivere cavate tutte le sedie e tavoli che ragionare su quali che potrebbero andare noia, non noia. Perché? Perché quando metto per scritto se cava ogni cosa, caschi sempre col piede di diritto. Guarda, troppo facile, troppo facile. Ragioniamoci su queste cose. Parla con gli addetti ai lavori. E non è detto che questi addetti ai lavori sono sempre poi o iscritti o capiti dalle associazioni di categoria. Quindi cosa voglio dire? Che o l'ASCOM o quello che è, non è che poi rappresentano, sì, rappresentano i soci, tutto quello che vuoi, ma magari uno paga una tessera e poi si arrende, no? Quindi il tuo problema te lo tieni, ma l'amministratore secondo me dovrebbe anche sentire quelli che non è che sentito l'ASCOM, magari noi si è risolto il problema. Cioè, è sempre problema. Tra l'altro è un posto questo che tutti abbiamo giustamente festeggiato quando è stato riaperto, però per farlo tenere aperto bisogna anche che si agevolino gli imprenditori. Lui è stato coraggioso, però va anche agevolato un po', no? La prossima settimana da Arezzo mi sembra c'è qualcosa, sarà impegnata tutta la prossima settimana con serata in quella. Io vorrei far sentire a quei tecnici che dicono che i decibel non possono essere superati come sono le serate e se hanno il coraggio di mandarci qualcuno a controllare. Non credo. Io non dico niente. Lui non commenta perché parte interessata. Tu l'hai vissuto la vice sindaco. Ecco, esatto, io ti dico alle 2-3 di notte tu vai a letto in via Fiorentina e sentirai il frastuono di tutti i quartieri, non di uno soltanto. Quindi vogliamo far rispettare le regole, vogliamo far rispettare le leggi, facciamole rispettare a tutti, ma non soltanto a una parte. Ma non solo, ma ci sono delle cose che sono dei giochini, altre realtà che si chiama lavoro e sostentamento, insomma, dal lavoro ci sono le famiglie, ci sono problemi dietro. Per un giochino si passa soprattutto su problemi seri che affrontano le aziende, il solito discorso dell'imprenditoria, ecco perché so per Berlusconi, ma... Va bene. Ogni giorno arriva una cartella, ogni giorno arriva un F24, ogni giorno arriva un pagamento. E van pagate. Lo Stato è il suo socio per circa 9 mesi all'anno, 3-4 mesi gli rimangono per di utile. Però che fino a luglio si lavora per pagare le tasse. Ma forse lui se li mette sempre, ma va bene, ma non voglio piangere su questo, l'errore è stato mio a credere alle vecchie promesse per aver visto sto posto, ma va bene uguale. Comunque siamo di campagna, quindi non si va a chiedere favoritismi. Soltanto quello che... Buona comprensione, da. Buona comprensione, giocare in squadra, io la chiamo questa qui, la città del cerchio, non fa mai quadrato, non fa mai quadrato, se esce Picche volevi fiori, se c'è i comunisti volevi democristiani, cioè ondo se va così, ma ondo se va, Botoli ringhiosi, certo. Danza ha ragione, Botoli ringhiosi. Noi questa città, sempre Guelfi Ghibellini, indipendentemente dalla... c'è sempre uno ma che si schiede. Ecco, io ne faccio delle altre, tutti i giorni, tutte le volte che faccio qualcosa c'è sempre da litigare, sì. La burocrazia ci assilla con quintali di carta e più vai fuori c'è sempre problematiche, perché ognuno ha i suoi diritti, i suoi doveri non si riconosciamo a nessuno. Va bene, dai. Speriamo che... Ma c'è uno spiraglio per... Oppure... partire? No, oramai i musicisti hanno quelli in gamba, hanno già prenotato, ma poi insomma, poi considera che delle volte, più delle volte, questa è la città dell'ombrello, invece che il cavallino ci aveva messo l'ombrello, piove sempre, ma e quindi è un problema anche quello. Diciamo che va fatto un ciclone, eh sì. Ci vuole un ciclone in tutti i sensi. Sì, 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 penso di sì. Vediamo un po' se si cascasse meglio. Grazie anche a Fari Costanti. Beppe, a domani. Assessore, mi raccomando, di competenza, non so, chi è il turismo? Comanducci? Comanducci, ma è un bravo ragazzo, è l'unico che si dà da fare. Comanducci, mi raccomando, visto che poi anche lui viene dal settore dell'imprenditoria privata,
Il suo cognato suona, fa il musicista. Ha capito. Saga sensibile. Suona qui. E quindi, di conseguenza, diamo una mano a questi locali che vogliono dare lustro a questa città. Non facciamo come al solito. Ciao, a domani. Ciao.